Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi come avete letto dal titolo facciamo colazione insieme, mi fate compagnia mentre appunto faccio la mia colazione e chiacchieriamo un pochino, rispondo ad alcune domande che mi avete fatto tantissimo in questi mesi e nei commenti. E vi dico praticamente una novità. Allora, nei commenti molte volte mi avete chiesto dove abiti, ci puoi fare un room tour, vivi con i tuoi, cioè vivete con i tuoi genitori, addirittura mi avete chiesto ma il papà di Gabriele c'è, perché comunque non ve lo mostro mai e quindi niente, oggi andrò a rispondere finalmente, perché poi io vi ho sempre detto che prima o poi avrei risposto a tempo debito e finalmente quindi vado a rispondere a queste domande. Allora, partiamo diciamo dalla prima, ovvero dove abitiamo. Allora, noi per 4 anni, ovvero quindi da quando ero incinta, abbiamo vissuto a casa dei miei genitori, ma non per tutto il periodo, perché comunque abbiamo fatto, per gran parte sì, però comunque poi ci siamo trasferiti per un periodo dai miei suoceri, poi siamo ritornati a casa dei miei e poi di nuovo dai miei suoceri, poi a casa di nuovo dei miei, tutto questo sempre con la mia famiglia, ovvero Gabriele e mio marito, perché il papà di Gabriele c'è, si chiama Gianluca mio marito, non lo mostro mai, perché appunto ho sempre cercato di mostrare tutto il meno possibile in realtà, perché un pochino, dico la verità, mi dava fastidio, infatti fare questo video comunque non è che mi è costato, però ci ho messo un po'. E niente, comunque abbiamo fatto questo sballottamento per 4 anni. Scusate, ma devo fare pure la colazione. E finalmente, dopo 4 anni, abbiamo comprato casa. Ora voi vi chiederete... Cioè, vi sarete sicuramente chiesti come mai, ovviamente eravamo a casa dei miei suoceri, eccetera, eccetera. Tutto questo è stato fatto come sacrificio, tra virgolette, ovviamente, per mettere qualcosina da parte e appunto poter comprare una casa. Che comunque, lo sapete, oggi è difficile, sebbene affitto, comunque le spese sono parecchie ed è difficile poi conservare qualche soldino in più. Invece in questo modo io ringrazio infatti tantissimo i miei genitori, anche i miei suoceri, in questo modo abbiamo potuto conservare una somma e comunque che ci ha aiutato appunto all'acquisto di questa casa. Diciamo che sono passati 4 anni, ma in realtà dovevano passare di meno, cioè il nostro obiettivo era comunque soffermarci un annetto, massimo un paio d'anni, però poi c'è stata la pandemia, eccetera, eccetera, tutto rallentato e quindi è andata così, raga. Però vi dico la verità, noi siamo contenti uguale, perché comunque alla fine... siamo riusciti a comprare una casa veramente non dei nostri sogni, però che ci piace molto. Ovviamente quando poi sarà il momento faremo un room tour, non vi preoccupate, non vedo l'ora. E niente, quindi questo è il motivo per cui non vi ho mai fatto un room tour. Se volete magari, poi me lo fate sapere nei commenti, vi posso fare il tour della camera, diciamo, dove ci eravamo sistemati noi. E quindi niente raga, io sono felicissima di questa notizia, infatti ve la volevo dare subito, però anche un po' impaurita, vi dico la verità, perché comunque YouTube è un'arma a doppio taglio, perché comunque si sa che metti in pubblico tutte le tue cose, no? Cioè, non so se sono stata chiara, pubblichi tutto, metti tutto pubblico della tua vita privata, e non sempre ci sono solo persone che sono felici per te, a volte anche quelle cattive che magari sono invidiose e tutto. Però io ci tenevo tantissimo a dirvelo, credetemi che sono stati 4 anni di sacrificio, perché comunque c'è chi dice che il sacrificio è stare in affitto. Tipo, a me è capitato una mia pseudo amica che mi diceva: sì vabbè, ma tu stai comunque in casa con tua mamma, con tua suocera, il vero sacrificio è stare in affitto, perché arrivano le bollette, così così. Credetemi che il sacrificio è anche una convivenza forzata, tra virgolette, perché non è facile, non è semplice vivere comunque nella stessa casa, anche se sono i tuoi genitori, non è facile, perché comunque devi comunque dar conto, c'è un bambino piccolo, quindi raga, non è stato per niente facile, però ce l'abbiamo fatta. Vi ripeto, io ringrazio tantissimo loro, e noi siamo contentissimi. Dopo 4 anni veramente abbiamo realizzato il nostro sogno. Non vi voglio dire però quando ci trasferiremo, questa sarà una sorpresa, però comunque non passerà molto tempo, si tratta di mesi comunque. E niente raga, questo era il video, fatemi pensare se c'era qualcos'altro che volevo dirvi, ma penso di no. Io spero che siate contenti per me, e niente, fatemi sapere nei commenti. Io vi mando un grosso bacio, e mi sa che ci vediamo al prossimo video. Sono troppo contenta, si vede? Ciao raga!